La bulatura è un'antica tecnica che prevede la semina di leguminose su grano duro e può aiutare la moderna agricoltura a ridurre l'uso di fertilizzanti, diserbanti e lavorazioni intensive. Andiamo quindi a vedere come applicarla in un vero campo messo a disposizione da un agricoltore della Piana Pisana. Buon pomeriggio, oggi pomeriggio ci troviamo nel campo di Graziano del Sarto, uno degli agricoltori cerealicoli più grandi della pianura pisana. Ci troviamo vicino al campo, al parco di Migliorino Rosura e Massaciuccoli. In questo campo di grano stiamo testando la vecchia pratica della bulatura con due delle leguminose che abbiamo testato a San Piero a Grado precedentemente. Allora, in questa zona solitamente seminiamo il frumento verso ottobre-novembre. Allora, la bulatura consiste nel trasseminare una pianta, in questo caso le leguminose, nel grano che è già nato, perché questa bulatura la facciamo a febbraio-marzo, in base un po' allo stadio di crescita, di sviluppo del frumento, e solitamente si fa quando il frumento è in accestimento. Solitamente per la bulatura si cerca di seminare il grano in delle file un po' più larghe del solito, quindi solitamente se andiamo sui 12 cm cerchiamo di arrivare a 15-18 cm per dare un po' più spazio alla leguminosa. In questo caso l'agricoltore aveva un mezzo che non permetteva questa flessibilità e quindi abbiamo semplicemente seminato le leguminose a spaglio in mezzo alle file di 13 cm. Il grano che abbiamo utilizzato è questa varietà qui, che è il Minos, che è stato sviluppato da un nostro partner del progetto ISEA. E la particolarità è che questa varietà è poco suscettibile all'allettamento, e questo è molto importante quando scegliamo una varietà per la bulatura. In questa azienda stiamo provando le due leguminose che sono risultate più promettenti per essere utilizzate in bulatura con il frumento, che sono l'erba medica e il trifoglio sotterraneo. Come potete vedere, queste due tipologie di leguminose sono particolarmente adatte per questo sistema in quanto hanno delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche che sono complementari con il frumento. La presenza di queste leguminose infatti non intacca la produttività del frumento, ma anzi dovrebbe migliorarne il controllo della flora infestante. La presenza di queste due leguminose tra le file del frumento infatti occupa quegli spazi altrimenti favorevoli per lo sviluppo e la disseminazione delle infestanti. Stiamo testando due tipologie molto diverse tra di loro di leguminose, l'erba medica che è una leguminosa ciclo poliennale e il trifoglio sotterraneo che è una leguminosa ciclo annuale autoriseminante. Si differenziano soprattutto dal momento in cui viene raccolto il grano e le leguminose rimangono in campo. L'erba medica infatti, avendo un ciclo poliennale, rimane in campo sotto forma di vegetazione vivente, ricaccia e riforma immediatamente dopo la raccolta del grano un medicaio che può essere utilizzato sin da subito per la raccolta e per la produzione di foraggi. Il foglio sotterraneo come leguminosa annuale autodisseminante dopo la raccolta del frumento rimarrà in campo sotto forma di pacciamatura morta per poi rigerminare autonomamente dai semi che ha attivamente inserito all'interno del suolo durante la consociazione con il frumento, rigerminerà durante l'autunno successivo riformando un'eccellente copertura di biomassa vegetale. Questa copertura aiuterà sicuramente a ridurre l'erosione, a controllare ulteriormente lo sviluppo degli infestanti e sia la medica che il trifoglio sotterraneo daranno sicuramente un contributo in termini di maggior apporto di azoto alla coltura in successione. Il nostro obiettivo infatti è quello di seguire il processo di sviluppo di queste leguminose fino alla semina della raccolta in successione, che nel nostro caso è il sorgo, e valuteremo anche gli effetti di queste leguminose sul sorgo stesso. Abbiamo visto che la bulatura può essere una tecnica interessante per gli agricoltori, ma qual è la differenza tra la semina a spaglio delle leguminose e la semina a righe tra le righe del frumento? Abbiamo testato queste due tecniche di semina nelle prove in azienda sperimentale. Abbiamo visto che la semina a spaglio spesso è più facile per gli agricoltori perché tutti quanti hanno un spandiconcime con la quale possono fare una semina a spaglio.
La semina a riga ci vuole quindi avere la possibilità di seminare la leguminosa tra le file del grano. Questa tipologia di semina ottimizza la configurazione spaziale delle piante. Quindi andiamo a ottimizzare la posizione delle piante nello spazio in modo che possano ottimizzare l'utilizzo della luce, dei nutrienti e dell'acqua nel terreno. E abbiamo visto che questa ottimizzazione della configurazione ha un beneficio soprattutto nei sistemi a basso input. Questa prova è successiva a prove preliminari fatte in ambiente controllato. Quali sono i vantaggi di fare una prova a tutto campo direttamente con gli agricoltori? Da un lato testare se queste soluzioni sono valide nei campi veri degli agricoltori con i mezzi che l'agricoltore ha a disposizione in un contesto dove alla fine non si può controllare tutto, è molto importante testare le soluzioni più promettenti in un campo vero. Quindi ha vantaggi sia per noi per migliorare l'applicazione e per l'agricoltore che è così cioè può attivamente contribuire allo sviluppo delle nuove tecnologie, delle nuove applicazioni. Allo stesso tempo questo ci permette di far vedere a tutta la rete di agricoltori in una determinata zona che alcune soluzioni possono funzionare.